quanto è importante avere un pubblico che spinga la squadra? È fondamentale per noi giocatori, soprattutto uscire a fare le partite, diciamo, davanti al nostro pubblico è sempre un momento particolare, emozionante. Abbiamo visto nel mese di novembre tutto l'affetto sia a Roma, a Firenze, ma anche a Padova contro le Tonga del nostro pubblico, quindi ovviamente c'è tantissima voglia di iniziare questo torneo, e ovviamente giocare a Roma è sempre per noi un grandissimo onore e privilegio. Quest'anno come livelli tecnici chi è più forte, a parte l'Italia? Sei Nazioni è un torneo difficilissimo e ogni anno ci sono sempre delle sorprese, è un campionato veramente di altissimo livello. Sicuramente l'Inghilterra e l'Irlanda sono le due squadre che ultimamente, in questi ultimi mesi, stanno giocando meglio, quindi sicuramente partono come favorite, ma poi alla fine, come dicevo prima, è un torneo dove sempre ci sono delle sorprese, quindi speriamo ci siano diverse sorprese anche da parte nostra di riuscire qua a raccogliere dei frutti positivi di questo torneo. Le delle tre partite temete di più? Sinceramente nella nostra posizione temiamo ogni singola partita, perché veramente sono partite molto molto dure. Di certo la trasferta a Londra è una delle partite sicuramente più difficile, perché comunque l'Inghilterra, come dicevo prima, è una squadra che sta attraversando un momento di forma eccezionale e giocare fuori casa è sempre difficile, ma per noi ogni singola partita sarà veramente dura. Però ecco, speriamo di iniziare bene queste Sei Nazioni e di fare un grande torneo. Per te, che ne hai giocati tanti, l'obiettivo dell'Italia per queste Sei Nazioni, il tuo personale? Il mio personale penso che, anzi sono sicuro, è lo stesso di quello della squadra, è quello di continuare nella nostra crescita e soprattutto di cercare di continuare a lavorare come abbiamo iniziato a farlo nel mese di novembre con questo nuovo staff, e soprattutto di toglierci soddisfazione in campo. Giochiamo per vincere e non per far parte solamente di questo torneo, quindi abbiamo quest'anno la fortuna di giocare tre partite a Roma, e soprattutto le prime due contro il Galles e l'Irlanda, due partite sicuramente molto, molto difficili, ma abbiamo come volontà e come obiettivo quello di giocare 80 minuti alla grande ogni singola partita, e magari anche come novembre, e fare dei risultati storici come è successo contro il Sudafrica. Il test match che avete disputato a novembre, c'è anche un nuovo CT, che sensazioni hanno dato? Situazione positiva, perché comunque ci siamo ritrovati ieri sera con i ragazzi e anche stamattina con diversi ragazzi delle Zebre di Treviso che hanno giocato di domenica, e con tantissima volontà e voglia di iniziare questo torneo, soprattutto perché ci siamo lasciati a novembre con una sconfitta contro l'Isola di Tonga che ci ha bruciato tantissimo, quindi la volontà di lavorare con tantissima energia, positività, con uno staff che sono convinto che farà delle ottime cose con la nazionale, quindi noi giocatori disponibilissimi e con tanta voglia di iniziare gli allenamenti e preparare la prima partita contro il Galles, che sarà sicuramente una partita molto, molto impegnativa. Commento sul nuovo CT in vista appunto proprio del Sei Nazioni? Sicuramente per lui è il primo Sei Nazioni con l'Italia, quindi no, Connor penso che lo avete sentito anche voi, un allenatore molto, molto positivo, con tantissima energia, sicuramente molto motivato, e sta trasmettendo tutte queste sue energie alla squadra, e noi non possiamo fare altro che allenarci intensamente e cercare di essere competitivi come penso e sono convinto siamo capaci di essere. Dove può arrivare l'Italia in questo senso? Sai, per me sono tanti Sei Nazioni, ho fatto queste domande, le ho avute tantissime volte, non mi piace mai sbilanciarmi su dove si può arrivare, cosa faremo, quante vittorie o non vittorie. Sono convinto di una cosa, come l'ho detto dopo i 60 punti che abbiamo preso contro la Nuova Zelanda, che eravamo sulla buona strada, e l'ho detto anche dopo la vittoria storica contro il Sudafrica, e lo ribadisco anche dopo la sconfitta con l'Isola di Tonga. Abbiamo intrapreso una strada che è quella giusta, e penso che tanti giocatori in questa squadra e tanti giovani si meritano anche di togliersi tantissime soddisfazioni. Mi auguro che arrivino il prima possibile, e abbiamo queste Sei Nazioni, 5 opportunità, 5 partite, e ognuna di sé difficile, più o meno difficile l'una dell'altra rispetto un po' alle squadre che andremo a affrontare, ma di certo da parte nostra c'è la volontà di giocare 80 minuti, che le squadre che vengono a giocare contro di noi abbiano tantissima difficoltà a vincere le partite, sperando anche noi di togliersi delle belle soddisfazioni, quando dico questo dico ovviamente le vittorie.
3 su 5 ne fa dall'Olimpico, che quanto importanza può avere la spinta dello stadio? Fondamentale, fondamentale, perché dicevo prima, l'abbiamo visto nel mese di novembre, ma anche io che ho giocato diverse partite anche qui in Italia con la nazionale, devo dire che ogni volta che giochiamo in giro per l'Italia gli stadi sono pieni e il pubblico che tifa è veramente per noi giocatori è qualcosa di fondamentale, ci carica ancora di più, quindi sono convinto che qui a Roma il pubblico risponderà ancora presente e ci sosterrà anche nelle partite casalinghe e anche nelle trasferte, perché non bisogna dimenticare che gli italiani si muovono anche in giro per l'Europa e vanno spesso, anzi tante volte ci troviamo con bellissime sorprese partite fuori casa perché vediamo tantissimi italiani allo stadio, quindi ecco, noi vogliamo cercare di dare a loro la voglia e l'energia di continuare a tifarci e soprattutto regalargli delle belle emozioni, ovviamente, perché no, delle vittorie, per cercare ovviamente di portare ancora più tifosi allo stadio.